Il rampino mi piace un sacco. Mi piace veramente un sacco. Ma guarda un po'. Forse ci servirà per proseguire, guerra. Però ti chiedo un attimo di aspettare. Devo vedere una cosa. L'altro rampino, quello da cui siamo caduti, non lo riusciamo a vedere da qui. Perfetto, vuol dire che dovrò fare il giro. Ale, bel lancio. Eccoci sopra. Ora, io posso colpire anche quello? Penso di no. Qui c'è un portone per proseguire. Aspetta, forse ho capito. È più semplice di come la penso. Come sempre, d'altronde. Devo colpire i nemici. Attivare il tempo coso lì. Tra l'altro volevo vedere se c'era anche qualcos'altro qua sopra. Oh, ecco, guarda. Con questo posso rimanere aggrappato. Pensavi di poter nascondermi un segreto, eh? Maledetto. Armatura? Siamo a 6 pezzi? 6 pezzi su 10, forza. Ce ne mancano solo 4. Ok. Allora, prepariamo i tasti rapidi, quindi 1, 2, 3. Dov'è? No, non ci arrivo. E niente, ho cazzato. Non ci arrivo da qua. Però posso colpirli con la pistola. Ok, ci siamo. Ok, riproviamoci l'ultima volta. 1. Due. E tre. Oh, finalmente. E la chiave ce l'abbiamo. La madonna che temporale. E ora la domanda è: come faccio a uscire fuori? Basta saltare. Ecco fatto. Questa è stata molto più semplice. Vediamo, un ragno si trova qui. Un ragno si trova qua. E un altro ragno si trova qua sotto. Ok. E allora proseguiamo. Ah, guarda un po'. Ci arrivo? Non ci arrivo. Proviamo ad arpionarlo mentre salto. Oh, per fortuna. Non ne varrà sicuramente la pena. Ovviamente, ma pensa un po'. Guarda, non mi serviva neanche l'arpione. Bastava che saltavo. Ci sono fatto fregare per nulla. Oh, ma qui gli arpioni invece servono e come. Oh, lì c'è una cassa di vita. Vabbè, non mi serve però. Buona sapersi almeno. Quindi, dobbiamo uccidere 4 ragni guardiani per aprire una porta che fa la guardia alla signora dei ragni. Perché è caduto il boss? Ah, ecco perché questa mi sembrava un'arena. Scusa, vi levate tutti dalle palle? Devo uccidere il vostro fratello, quello più grosso. Di qua, guerra. Oh, e finalmente. E mo' mi avete rotto il cazzo tutti voi, eh. Oh, e santo Dio. Cioè, è più facile uccidere sti ragni qua che fare tutto il resto. Si è sbloccato un altro sigillo, ma pensa un po'. Dove siete? Ho bisogno di recuperare vita per colpa vostra ora. Comunque spero che l'arpione abbia anche altre potenzialità oltre a quelle che ha attualmente.
tipo con Vulgrin che possiamo potenziarlo in qualche altro modo, quello intendo. C'è un ragno o sotto o sopra di noi. E molto probabilmente sarà sotto di noi. Se ritorniamo qui, tra l'altro, c'era qua sopra un rampino. Ma pensa un po'. E una reliquia. Reliquia quale? Una reliquia campione. Bene, abbiamo due reliquie campione fino ad ora. Sono poche, sicuramente. Sono sicuro che ce ne saranno altre in giro che neanche ho cagato. Ho ricaricato tutta la vita uccidendo i ragnetti. Sono molto soddisfatto di me stesso. Prossimo ragno brutto. Sto arrivando. A questo non ci arrivo. E dai, devi beccare il ragno, guerra. Porca troia. Stai prendendo tutto tranne che il ragno. Scusatemi, eh. Va bene, facciamola finita. Oh, Ale. Aspetta. Volevo per curiosità provare a prenderlo, giuro. Oh, finalmente gli ho dato fuoco, dai. Un po' di danni extra nel tempo. Sono sicuro che il fuoco non faccia sto granché di danno. Ma finché fa qualcosa, almeno lo posso sfruttare, no? Vieni qui, stupido fantasma verde. Oh, Ale. Alcuni ci mettono più di altri a morire. È sempre fastidiosa la cosa. Ne manca solo uno. E rieccoci finalmente alla zona iniziale. E andiamoci a prendere il mio meritato premio. Tre ceste delle balle che non conterranno niente di che, ma meglio di nulla. Soprattutto a questo giro quella della vita. Quella della vita è la più utile. Per una volta che non l'abbiamo lasciata indietro. Eccomi qua, ragnone. Sono arrivato per ucciderti, finalmente. Aia, che male! Sono caduto di sotto. Tutto questo solo per non farti attivare il cronotempo lì, eh. Sicuramente. Dove sei? Ci fosse mai una volta in cui riesco a parare completamente gli attacchi di un nemico. Ci fosse mai una volta. Mai. Non riuscirò mai a fare una parata in questo gioco. Mai. Olè. E tu che cazzo sei? Cos'è quello? È un nemico? Ovviamente. La caduta dove? Dov'è che cadiamo? Nella tana di un bel bastardone di ghiaccio. E quando mai? Ok.
Ah, ecco come. Non so... Non capisco. No, dove cazzo l'ha lanciata, guerra? Ma che cazzo sta succedendo in sta battaglia? Oh, finalmente! Ti giuro, non ci sto capendo un cazzo. Vabbè, guarda, c'ha il culo scoperto, va bene così. Ovviamente. E quando mai? Ascoltami. Dai, forza, fai la carica. Aspetta che arrivo, eh. Oh. E la madonna, ci è voluto un pochino per romperti il culo, letteralmente, ma ce l'abbiamo fatta. Santo Dio, guerra. Possessivo, eh. Giusto pelo pelo, però... Grazie. Qua giù! Arrivo. Manco fossi tu il capo qui. Oh. Un po' di aria fresca, finalmente. E quando mai ti sbagli? Cos'era? Un gorgone? Sicuramente qualcosa o qualcuno che mi vuole impedire di arrivare alla ragnona gigante? Ovviamente era una trappola. Era talmente ovvio che fosse una trappola. Ora ne arriva sicuramente altri due. Ne arrivano almeno due. Quanto ci fai? No, solo il tizio lì di fuoco. Dai, scendete. Guarda, sapevo che sareste stati così polli da arrivare proprio dove io mi sono fermato ad attaccarvi tutti quanti. Mamma mia. Proprio... Polli maledetti siete. Vieni qua. Ecco fatto. Vieni anche tu. Vieni. Ecco fatto. Una bella spadata nel ventre. Funziona sempre. E io sì, continuo ad usare la mia merda di falce perché voglio livellarla entro fine gioco.
Non me ne frega niente quanto ci vorrà e quanti nemici dovrò far fuori. Entro fine gioco quest'arma sarà al livello massimo. Vieni. Ecco fatto. Altri? E quando mai? Sono abbastanza sicuro che senza schiacciare il cerchio io posso ucciderli prima. Visto? Col cerchio devo farlo comunque due volte. Almeno così velocizziamo i tempi. Taradaradandan.